Traffico ferroviario sospeso per ore tra le stazioni di Saronno e Fino Mornasco a partire dal primo pomeriggio di oggi. Un tir, che al momento non è stato individuato, ha danneggiato un ponte a Lomazzo in via Monterosa. Il mezzo pesante che ha causato il danno non si è fermato. I calcinacci sono caduti sulla strada e altri automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme. Subito è stato interrotto in via precauzionale il passaggio dei treni sul ponte. A Lomazzo sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici dell'amministrazione provinciale di Como e Trenord, oltre agli agenti della polizia locale. Inevitabili disagi per i viaggiatori che utilizzano il servizio ferroviario, costretti a fare i conti con cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso. È stato istituito un servizio di bus sostitutivi. Nel tardo pomeriggio, dall'amministrazione provinciale è arrivato il via libera al passaggio dei treni sul ponte a una velocità massima di 30 km orari. Il danno fortunatamente è limitato, anche se interverremo con la procedura di somma urgenza per ripristinare il manufatto, sottolinea Bruno Tarantola, dirigente del settore lavori pubblici di Villa Saporiti. Dopo gli accertamenti anche degli ingegneri di Ferrovie Nord Milano, è stato deciso di far riprendere la circolazione dei treni con una velocità ridotta. Dal tardo pomeriggio la circolazione ferroviaria è stata ripristinata e la situazione è tornata lentamente alla normalità.